Vabbè, siamo in Liguria, siamo a Tellaro, il 31 dicembre siamo qui per il Capodanno. Mi piace molto anche quella scena di Vita Vera dove la gente sta praticamente aggiustando un'antenna. Il 31. Perché sennò non riescono a fare il countdown stasera. Dici, cosa hai scoperto di Tellaro in questi giorni? Che fa caldo. Poi? Poi non lo so, dormire. A Tellaro c'è anche la sala giochi. Andiamo a bere il caffè Londine, dove Gigi qualche anno fa si è decapitato da una finestra. Io ho scoperto che Tellaro è un borgo del 1300 che si affaccia sul golfo dei Poeti. Sì. Ho letto solo le prime tre righe di Wikipedia, adesso poi mi informo meglio. Ma tanto abbiamo la Vale che ci spiegherà tutto. Ragazzi, facciamo vedere la nostra local. Eccola, la local. Questa qua è la local. Sta discutendo. Devi raccontarci poi la storia di Tellaro. Certo, vi racconto la storia di Tellaro, un antico borgo medievale dell'anno 1000 arroccato su una roccia. Wikipedia dice 1003. Ma il primo insediamento dell'anno 1000, però poi 1003 è la confraternita dell'Altissima Assunta in Cielo, che dov'è la sede dell'oratorio, che era una chiesa dove si incontravano questi frati. Poi è diventata polveriera durante la guerra. Comunque, in questo paese c'è una leggenda di un polpo, credo. Vale? Ma il polpo di Tellaro? Sì. Spiegaci. C'era una notte buia e tempestosa. Il borgo si era tutto racchiuso e la gente era a dormire. Siamo intorno agli anni 1000, 1100, 1200. Il borgo è tipico, un borgo a picco sul mare, assediato dai saraceni, come tutti i borghi liguri. Ma noi liguri di Tellaro eravamo attenti, quindi posti sul campanile della chiesa, che non era una chiesa ma era una fortificazione, c'era una sentinella a guardia del borgo. Ma cosa successe quella notte? La sentinella si addormentò e lasciò cadere il cavo della campana, che avrebbe dovuto svegliare il paese, in mare. Un polpo che passava di lì sott'acqua vide questa corda penzolare in mare e gli sembrò un grongo, un pesce tipico lungo dalla forma della corda, che la corda aveva assunto quella sua forma. I polpi ne vanno ghiotti, la prese, incominciò a tirare, e svegliò il borgo. La sentinella si accorse dell'attacco dei saraceni e quindi svegliò tutto il paese, che preparò i pentoloni di olio bollente che versò sopra i saraceni, che quindi scapparono a gambe levate. Noi quindi celebriamo il polpo con la festa del polpo tutti gli anni ad agosto per ringraziarlo, lo cuciniamo per ringraziarlo d'averci salvato, lo prepariamo in tutte le salse, polpo alla telarese, polpo all'inferno, insalata di polpo, non sappiamo più come farne, quindi non so se ci risalverebbe un'altra volta. Famoso polpo che salva le vite dell'aria. Avendo salvato Tellaro, loro adesso vanno alla ricerca per cucinarlo. La leggenda narra questo. Questo qua è il nostro abitante di Tellaro, soggetto che troviamo in tutto il paese continuamente.
E Michele è diventato amico del signore che continuiamo a incontrare stamattina e ha deciso di passare il resto della giornata con noi. La prima attività del giorno per piattellare, la gente porta a spasso il cane, si siede sulle panchine. Questi sono dei tipici abitanti di Tellaro che come ogni giorno pagano il parcheggio blu. C'è il signore anche stamattina che sta telefonando. Eccolo, questo signore. Ciao signore, venga con noi a Fiascherino. Andiamo a Fiascherino. Il signore viene. Il signore viene. Ma credo che sia la prima volta per Braulio al mare, eh? Questo puccio ti costerà 40 di febbre, lo sai, no? Le ultime parole famose. Braulio, paura! Hai paura? Dai Braulio, fai il bagnetto! Vai! Come se avessi fatto il bagno! Ci riproviamo. No. Adesso io farò il sassolino challenge. Bello schifo. Io ho fatto uno. Michele, vediamo se fa più uno. Però tu sei più vicino. Vai. No. No. È difficile. Almeno 5. 3. Vabbè, è una challenge, non ho capito, giochi solo tu? Almeno 5. Il cane ha fatto amicizia col signore. Come ti trovi col signore? Bene? Sei contento? Sei contento di stare col signore? Vabbè, noi abbiamo lasciato a casa la Bompi che sta preparando da sola il cenone per stasera. Ci sentiamo un po' in colpa. La Vale si sta facendo la maschera. La Vale sarà imparata a fare... la maschera. L'accoglienza della comunità. La maschera. La maschera. Sì. Adesso starà accogliendo la coppia. Il mascarpone. Noi invece niente. Cazzeggiamo. Temporeggiamo, voleva dire. Temporeggiamo. Ci andiamo a bere un caffè. Anche due e anche un piccolo aperitivo. No. Però mangiamo come dei maiali. No, caffirino. Piccolo. No. Aperitivo. No. Piccolo. No. No. Un Negroni me lo merito. No. Un Negroni me lo merito. Un Negroni. Un Negroni me lo merito. Esatto. Io sì, molto. Lei meno perché non vuol bere. No. Questo nostro momento romantico c'è sempre il signore. Signore. Ormai fa coppia con noi, signore. Guarda, noi signore. Noi stiamo guardando il tramonto. Adesso chi stiamo aspettando? Stiamo aspettando tutti gli altri per fare l'aperitivo. Stiamo aspettando la coppia imperiale. Un bellissimo tramonto. Di là. Stiamo aspettando molto. No, è finito. Siamo sopravvissuti a Capodanno. Facciamo la passeggiata in tombrellano. Adesso andremo a ripigliarci un attimo sugli sì. Scogli e poi vediamo se ci sì, viene in mente qualcosa da dire. Sì, perché ieri, non ho fatto sì. Auguri a tutti, buon anno, poi andiamo a letto, piantandomi lì come al solito. Ecco. Il primo dell'anno è iniziato dormendo.
stiamo dormendo, patato. Sì, Michele fa l'attività che più è piaciuta fare durante queste vacanze, ossia dormire. Quindi niente, il nostro programma di oggi è prendere un po' il sole, poi mangiare di nuovo e poi partiamo e andiamo a casa, perché io e Michele stanotte partiremo per Aquisgrana. Ci si vede da Aquisgrana.